Eccoci qui, allora anche Zoom ci ha dato l'ok. Di nuovo, buongiorno, benvenuti, bentornati. Siamo felici di ospitarvi su Joiners. Per chi non mi conosce, sono Giuseppe, mi occupo a 360 gradi di Experience Online, che sono un po' il prodotto principale di Joiners, oltre agli annunci di lavoro. Sono le dirette con cui vi mettiamo in contatto con le aziende, vi facciamo conoscere realtà che magari non avete mai sentito prima, o perché no, le avete conosciute, le avete sentite sì, ma avete bisogno di approfondire. Quindi oggi chiacchieriamo con gli osservatori del Politecnico di Milano e lo facciamo con Eleonora Raffagli e Lucrezia Bovina che tornano su Joiners. Lo dicevamo prima, non è la prima volta. Ciao Eleonora, Lucrezia. Ciao, ciao, bentrovati. Ciao, ciao a tutti. Bentrovate. Con loro, ragazzi, potrete chiacchierare e chiedere, mi raccomando, fatelo in merito alle opportunità di carriera negli osservatori, anche perché poi vi condividiamo un bel po' di link, quindi state tranquilli che c'è spazio anche per parlare di lavoro in senso più stretto. In senso più ampio, invece, parliamo di lavoro e parliamo di lavoro con l'intelligenza artificiale, con Matteo e con Giacomo. Matteo Ferrami e Giacomo Spiccia, ragazzi, benvenuti, sarete le guest star Grazie della diretta oggi. Giuseppe, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie mille. Parleremo di AI generativa, quindi ci sarà tanta parte tecnica, che poi non è così troppo tecnica, nel senso che ovviamente la diretta è estesa a tutti, nel senso che a noi piace poi raccontarvi, e a Matteo e Giacomo in particolare, raccontare di ciò che loro vedono di fatto poi tutti i giorni al lavoro nel loro ruolo di ricercatori. Allora, ho fatto una crasi, ho detto è Lucrezia. Eleonora, Ormai noi siamo una Lucrezia. cosa unica, quindi va benissimo. Benissimo, sì, Eleonora, Lucrezia, lascio a voi una intro, una presentazione, così poi andiamo nel pratico con Matteo e con Giacomo. Ok, allora benvenuti e benvenute a tutti e tutte, grazie per essere ovviamente qui con noi. Oggi appunto con Giacomo e Matteo ci piacerebbe entrare un pochino insomma più nel tema dell'intelligenza artificiale, in particolare in intelligenza generativa, cercando in particolare sia da una parte di mostrarvi quelli che sono i risultati delle nostre ricerche. Abbiamo un osservatorio dedicato di cui appunto Matteo è appunto uno dei ricercatori che è appunto l'Osservatorio Intelligenza Artificiale, ma anche capire come l'AI, in particolare l'AI generativa, stia sempre di più supportando nel migliorare la produttività personale. E questa parte ovviamente la faremo con Giacomo, che poi, come vi spiegherà, appunto all'interno degli osservatori ha anche, diciamo, un ruolo insomma più funzionale, e avrà modo insomma di raccontarvi meglio ovviamente anche questa progettualità. Io appunto mi presento, sono Eleonora Raffagli, seguo all'interno degli osservatori da ormai appunto poco più di 5 anni tutte le attività legate al mondo HR, in particolare di talent acquisition e development. Lo faccio appunto con Lucrezia, che come dico sempre è il miglior caso di successo di Joiners, perché l'ho trovata tramite appunto Joiners, a cui lascerei la parola per una sua veloce presentazione, poi ci addentriamo ovviamente nel magico mondo dell'AI con Matteo e Giacomo. Grazie, grazie mille, ciao a tutte e tutte. Appunto, sì, come diceva Ele, io ho trovato insomma lavoro agli osservatori tramite Joiners. Ormai lavoro all'interno degli osservatori da quasi 3 anni. Mi occupo di tutta la parte appunto HR, supportando Eleonora in tutto quello che è la parte di recruiting e poi di onboarding e formazione delle persone, e mi occupo anche di una parte un pochettino più amministrativa che riguarda un po' tutta la parte di insomma contratti che insomma concerne ai collaboratori, alle persone che lavorano con noi. Presentazione super rapida, perché in realtà voglio subito lasciare la parola, come ha detto anche Giuseppe, alle nostre guest star, che sono appunto Matteo Ferrame e Giacomo Spiccia. Eccomi, allora parto io perché appunto questa prima parte verrà condotta un po' da me e avevamo pensato io sono ricercatore dell'Osservatorio Artificial Intelligence e da poco appunto mi occupo anche di un'altra sezione interna all'interno degli osservatori, proprio diciamo fondata sul portare le AI anche all'interno della nostra realtà. E abbiamo deciso di iniziare questa chiacchierata con un breve sondaggio per rompere un po' il ghiaccio e vi vogliamo chiedere attraverso Mentimeter, quindi dovete rispondere voi alle domande inquadrando il QR code o entrando direttamente sul link inserendo il codice.
Eccoci qui. Matteo, tra l'altro, tu avevi spoilerato le domande in quella slide, quindi io Sì, ti ho subito forse. tolto la slide, altrimenti stavano a cercare le risposte, quindi non vale. Va bene, dai, pazientiamo qualche istante, così nel frattempo vi unite a menti. Eccoci qui, vedo già il primo pollicione in basso. Benissimo, allora vuol dire che il link funziona. Adesso Ottimo. 2. Intanto siamo 32 in questo istante, quindi va bene, dai. Adesso 10, 11, forza, forza, forza. Aspetto qualche altro secondo e poi partiamo. Tanto comunque il codice rimane in alto, quindi ragazzi, voi potete comunque andare su menti.com e inserire quel codice che rimarrà appunto in alto. Allora, iniziamo. Prima domanda, vai Matteo. Quali strumenti di intelligenza artificiale utilizzi? Allora, vogliamo sapere un po' come vi state muovendo voi, ok? ChatGPT, ma ChatGPT, cioè, Magari ovvero. questo è un altro, Matteo. Ma non No, credo, non lo so, se forse mi sa che è sbagliato, però ci sta. Ok, immaginavo. Gemini, Claude, Perplexity. ChatGPT diventa sempre più grande, ChatGPT, ecco, sì, direi che strumento fondamentale, diciamo, che ci sta accompagnando un po' tutti, è proprio ChatGPT, anzi, è ultima la notizia che è uscito il nuovo modello che sarà appunto, avrà integrato, diciamo, la capability del ragionamento, che quindi ragionerà grazie alla nuova tecnologia sempre di più alle risposte che darà. Vediamo se c'è altro. Siete AI? Questo non l'ho mai utilizzato. Quindi può essere anche uno spunto per me questa chat, quindi super interessante. io aggiungo, Matteo, io aggiungo Joiners AI, perché se una persona si è candidata su Joiners, ha utilizzato la Joiners AI, il nostro modello di intelligenza artificiale, che ti dice quanto sei compatibile con gli annunci. E quindi quando si candideranno agli annunci degli Osservatori Digital Innovation, utilizzeranno la Joiners AI. Ah, super interessante. Ok, vedo Perplexity. Diciamo che sono tutti strumenti che anche utilizzo, ecco, e che la maggior parte degli universitari, devo dire, utilizza questi strumenti, che poi probabilmente sono anche quelli free e più facili da avere accesso e da utilizzare. L'altra domanda. Se non ci sono, ok, per quale attività si fa uso delle AI secondo te? Questa è un po' più complessa. Cioè, quali sono le attività principali su cui si utilizza le AI? Tutto. Questa è una buona risposta, direi. Forse possiamo chiudere qua. Qualsiasi Sì, si fa uso, voi fate uso, ovviamente. attività. Esatto. Copywriting, brainstorming, ricerca d'analisi, produzione di testi, business analysis, ricerca ed analisi, quotidianità. Brainstorming. Sì. Ok, studiare, produzione di video, debugging, copywriting, velocizzare la ricerca. Un bel po' di tematiche le Esatto. ricopriremo, direi, con Giacomo. Sì, ci Quindi sono ci un po' di piacerebbe. spunti qui. Sì. Intanto risposte. Beh, dai, direi che è ben Bene. utilizzato dalla nostra audience di oggi. Bene. È utilizzato, poi vedremo come si può sfruttare al meglio. Esatto. Ok, allora riprendo la condivisione schermo e inizierei. Presentazione, condividi. Mi confermate che vedete il mio schermo? Sì, Sì. sì, sì. Ok. Allora,
Questa è l'agenda di questo appuntamento. Nella prima parte vi voglio fare una breve infarinatura su cosa sono gli osservatori, chi siamo noi, e poi appunto andiamo un po' nel dettaglio dell'attività di ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence, nella quale io appunto sono ricercatore. Gli Osservatori Digital Innovation nascono alla fine degli anni 90 all'interno della School of Management del Politecnico, appunto di cui fa parte il Dipartimento di Ingegneria Gestionale. E l'obiettivo qual è? Quello di andare a indagare, a studiare, diciamo, i principali ambiti, ma anche tecnologie dell'innovazione digitale. In particolare, perché nascono gli Osservatori Digital Innovation? Perché siamo consapevoli di come le tecnologie digitali stanno diventando fondamentali per l'intera società e di come queste contribuiscono allo sviluppo sostenibile di questa. E in particolare, nello stesso tempo, è necessario andare a vedere e considerare quali sono anche i rischi dell'utilizzo di queste tecnologie e quindi andarne a valutare un po' l'impatto. Quindi, qual è la mission degli osservatori? È proprio andare a fare ricerca su queste tecnologie digitali, ma anche appunto andare a diffondere la conoscenza, favorendo quindi l'utilizzo sostenibile e consapevole dell'innovazione digitale nelle aziende, tra le persone, nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni, eccetera. Quindi, gli stakeholder degli osservatori sono veramente questo pubblico della società generale molto ampio. Gli osservatori Digital Innovation ad oggi sono circa una cinquantina e si dividono, diciamo, per innovazione tecnologica, innovazione di settore, innovazione di processo e modelli di innovazione. In particolare, come vedete, il mio osservatorio, che è l'Osservatorio Artificial Intelligence, è all'interno degli osservatori di innovazione tecnologica e come menzionavamo prima, anche Giacomo, che se lavora all'osservatorio Smart Working, rientra all'interno dei modelli di innovazione. Quindi questi 50 osservatori vanno a indagare sia tecnologie specifiche, sia come la digital innovation è implementata in determinati settori, oppure come sta cambiando appunto i modelli organizzativi in determinati processi. Qua un po' una slide riassuntiva dell'impatto degli osservatori. Siamo diventati ormai, appunto, è stata fondata nel 1999, siamo diventati un punto di riferimento non solo per l'accademia, ma anche per istituzioni. Appunto, lavoriamo molto spesso con i ministeri, stiamo lavorando anche con il G7 e altre, diciamo, organizzazioni internazionali. Nello stesso tempo, appunto, la nostra ricerca, i nostri osservatori sono sostenuti da una community di aziende. Abbiamo più di 620 aziende finanziatrici, abbiamo tantissimi contatti di queste aziende. Ai nostri incontri partecipano sia manager, sia C-level. E cosa facciamo? Andiamo a presentare la ricerca che durante l'anno sviluppiamo all'interno dei nostri osservatori. Quindi, molto brevemente, questi sono gli osservatori Digital Innovation. In particolare, come dicevo prima, io sono ricercatore all'interno dell'Osservatorio Artificial Intelligence, Osservatorio Artificial Intelligence che, diciamo, è creato a quattro mani dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dal Dipartimento di Informatica. Abbiamo anche il supporto di alcuni professori che proprio lavorano all'interno del Dipartimento di Informatica, perché nonostante appunto diciamo, l'approccio che abbiamo non è prettamente lo studio della tecnologia, quindi io per esempio non sono non ho studiato informatica, non sono un esperto di informatica, però appunto andiamo a studiare come la società sta adottando questa tecnologia e quali sono eventualmente i rischi. Uno dei, diciamo, fin dall'inizio del nostro osservatorio, uno degli obiettivi principali della nostra attività è stata andare a definire effettivamente cos'è questa tecnologia e quali sono diciamo, le diverse classi di soluzioni afferenti all'intelligenza artificiale. Cosa intendiamo per intelligenza artificiale? È, diciamo, il ramo dell'informatica che si occupa dello studio di sistemi hardware e software che vanno a emulare quelle attività, quelle capabilities umane e che sono in grado di prendere autonomamente delle decisioni che prima erano prese appunto dagli esseri umani.
Queste definizioni che siamo andati, diciamo, a ricostruire appunto con il supporto di personale tecnico, ma anche appunto delle nostre aziende, è stato necessario, diciamo, ribadirle proprio perché è una tecnologia che sta evolvendo molto velocemente. Per esempio, questa tassonomia che vedete qui, che sono le varie classi di soluzione, dobbiamo quasi metterla in discussione ogni anno, perché la tecnologia sta veramente andando a passi molto 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 veloce ed è difficile quasi andargli dietro. Quindi ogni anno ci poniamo l'obiettivo di sistematizzare una tassonomia delle varie applicazioni di intelligenza artificiale. Qua vedete che solitamente li dividiamo in quattro classi, no, scusate, in sei classi, che sono state ricondotte a delle capabilities, che sono quelle capacità umane che le macchine, diciamo, vanno a riprodurre all'interno dei sistemi di intelligenza artificiale. In prima battuta vediamo Text Analysis, Classification, Conversation System, abbiamo i classici, appunto, compilazione automatica di documenti oppure smistamento delle mail, abbiamo i sistemi di Image, Video e Audio Analysis System, ovvero tutti quei sistemi che, per esempio, vanno a riconoscere, per esempio, oggetti o azioni all'interno di immagini o video. Abbiamo poi tutti quei sistemi che vanno a aiutare le aziende o le istituzioni a predire determinati fenomeni o a analizzare grandi voli di dati. Abbiamo poi i recommendation system con cui abbiamo tutti i giorni a che fare, per esempio su e-commerce, Amazon oppure le piattaforme di streaming con Netflix. Abbiamo i process orchestration system, che sono, diciamo, tutti quei sistemi che permettono un coordinamento delle attività ottimale all'interno delle aziende. E infine, appunto, negli ultimi 2 anni abbiamo aggiunto questa classe di generative AI su cui facciamo il focus oggi. Generative AI, come benissimo sapete, come mi avete dimostrato nelle domande, appunto, strumenti come ChatGPT, Gemini o appunto Perplexity AI. Ok, uno degli stream di ricerca che portiamo avanti tutti gli anni con l'Osservatorio Artificial Intelligence è quello di andare a vedere effettivamente a che punto sono le imprese italiane nell'adozione di questa tecnologia. Come vedete, questi sono gli ultimi risultati che abbiamo nel 2023. Adesso abbiamo appena iniziato l'analisi per il 2024 e vediamo che il 61% delle aziende delle grandi aziende italiane ha effettivamente implementato progetti di intelligenza artificiale. È da notare la grande differenza con le piccole e medie imprese che rimangono assai indietro. Infatti, soltanto il 18% di queste ha delle progettualità attive all'interno delle aziende. Soltanto il 5% di queste sono progettualità a regime. Cosa significa regime? Significa che il sistema di AI che hanno implementato all'interno dei propri processi è utilizzato quotidianamente nell'attività, ecco, è entrato direttamente nel processo e non è più in fase sperimentale. Quindi qua vediamo proprio una grande differenza tra queste tipologie di imprese, grandi aziende, piccole e medie imprese. Questa differenza non sta solo nella grandezza dell'impresa, nella numerosità degli addetti e del fatturato, ma dipende anche proprio dal settore in cui diciamo, le aziende agiscono. Un altro stream che portiamo avanti è la valutazione del mercato delle AI in Italia. Mercato delle AI in Italia che quest'anno, cioè l'anno scorso, nel 2023, si attesta a 760 milioni di euro con una crescita del 52%. Anche questa qua è diciamo, uno stream di ricerca che portiamo avanti tutti gli anni proprio su richiesta delle aziende, in questo caso dell'offerta, perché questa ricerca parte proprio dall'interrogazione, dalle interviste, da analisi sull'offerta di soluzioni AI italiane e quindi dal fatturato generato da queste, dalla vendita di queste, e riusciamo, diciamo, tutti gli anni a portare una stima dell'intelligenza artificiale in Italia. Se vediamo sui 5 anni, la crescita del settore dell'intelligenza artificiale è assai notevole, più 262%. Qua vediamo brevemente quali sono i settori maggiormente interessati all'interno di questo mercato AI. Vediamo sicuramente il mercato energetico, ma in secondo posto anche diciamo, il mercato afferente alle soluzioni di banking and finance and payment, manufacturing e telco e media.
vi dico brevemente che nel settore energetico abbiamo tantissimi sistemi di previsione della domanda, in modo tale, e questo diciamo sono aumentati soprattutto anche con le ultime crisi energetiche. Dall'altra parte, invece, nei sistemi diciamo afferenti al mondo del banking and finance, abbiamo sì sistemi di supporto alla clientela, quindi il chatbot, che su cui molto spesso li vediamo, per esempio, nelle app delle nostre banche, ma nello stesso tempo utilizzano anche i sistemi AI, per esempio, per andare a valutare il credito da concedere agli utenti. Quindi, diciamo, i sistemi AI stanno diventando veramente strategici e fondamentali per l'attività del business. Qua abbiamo spacchettato il nostro mercato nelle varie, diciamo, classi di soluzioni che vi ho presentato inizialmente. La maggior parte dei sistemi AI presenti sul mercato sono afferenti appunto a sistemi di analisi dei dati e previsione di, appunto, per esempio, della domanda, oppure di, diciamo, trend che sono fondamentali intercettare per l'azienda. Dall'altra parte abbiamo i sistemi di text analysis, classification e conversation system, quindi in molti casi vediamo l'analisi o la compilazione automatica di documenti, ma anche appunto recommendation system. 5% il nostro generative AI che abbiamo fatto rientrare all'interno del mercato 2023 per la prima volta appunto l'anno scorso. Entrando nel dettaglio della generative AI, come vi dicevo prima, essendo noi punto di riferimento italiano dell'intelligenza artificiale, proprio su queste questioni, diciamo, di adozione e di rapporto col business con questa tecnologia, anche qui quest'anno, no, l'anno scorso ci siamo mossi nel cercare di dare una definizione, che potesse essere d'aiuto appunto per le aziende e, facilmente interpretabile anche, diciamo, dagli altri nostri stakeholder. In particolare andiamo a definire l'intelligenza artificiale generativa come parte dell'intelligenza artificiale e parte del machine learning, che è in grado però di andare a generare dei nuovi contenuti, come per esempio, appunto, come benissimo sappiamo, testo, immagini, video oppure anche codice informatico. L'intelligenza artificiale generativa, diciamo, è basata su questa tecnologia che sono i foundation model, che sono addestrati su grandissime quantità di dati e vanno intercettare la distribuzione di probabilità sottostante a questi dati, e con questa vanno poi a dare le risposte oppure a generare contenuti che appunto l'utente va a richiedere al mercato. Qua una breve timeline della generative AI. Questo voglio sottolineare che non è che è nata dal niente nel novembre 2022 con l'uscita di ChatGPT, ma gli studi diciamo vanno molto prima. Il primo paper su fondamentale sui foundational model è Attention Isol Unit, molto interessante, appunto ho lasciato giù il riferimento se volete andarlo a leggerle. E questa timeline continua a evolversi, appunto abbiamo visto settimana scorsa o pochi giorni fa appunto l'uscita dei nuovi modelli, e questo per dire che appunto è una tecnologia che sta evolvendo con dei ritmi impressionanti e, se posso dire, anche quasi unici nel mondo delle tecnologie digitali. Qua vediamo appunto il nostro 5% che abbiamo detto del mercato della Generative AI, che corrisponde a circa 38 milioni di euro nel 2023 delle soluzioni fornite da aziende italiane, quindi stiamo parlando di mercato italiano, però vogliamo vedere anche a che punto sono le nostre aziende. Le nostre aziende stanno incominciando a interessarsi. Vediamo che appunto, quasi il 50% sta facendo delle prime riflessioni e il 17% ha già delle progettualità attive. E questo è già un buon numero. Dall'altra parte, però, vediamo che ancora il 34% non ha ancora applicato, diciamo, questa tecnologia all'interno del proprio business. Questo è interessante perché dobbiamo considerare che la tecnologia di generative AI può essere utilizzata veramente forse la tecnologia di intelligenza artificiale più trasversale per quanto riguarda i settori economici, ecco.
Qua appunto volevo specificare che soltanto il 3% delle aziende all'ITA che sono riportate nel 17% hanno progetti in fase esecutiva, quindi già a regime. Anche qui abbiamo cercato di classificare i vari tipi di intelligenza artificiale generativa in base all'utilizzo e all'applicazione, quindi non in base alla tecnologia, ma a come questa viene utilizzata. In particolare abbiamo identificato quattro categorie che, come dicevo prima, possono anche cambiare. Per esempio, tra un mese esce una nuova tecnologia dirompente per quanto riguarda Generative AI, probabilmente dobbiamo rimetterci a pensare a nuove categorie, inserire nuove categorie. E questo rientra un po' tutto nella nostra attività di ricerca. Sicuramente l'aggiornamento continuo, l'attenzione verso il trend tecnologico è il focus fondamentale della nostra attività. Poi vediamo appunto attività inerenti all'incremento della produttività, quindi tutte quei sistemi che vanno, diciamo, a sostituire l'operatore umano nelle attività ripetitive, come mandare email automatiche, oppure la stesura di brevi testi o la compilazione automatica di testi. Dall'altra parte abbiamo i nostri diciamo servizi di AI conversazionali come ChatGPT, come quelli che mi avete appunto messo nelle risposte nelle domande iniziali che conoscete bene. Poi abbiamo tutti quei sistemi di creazione di contenuti che va appunto dalle immagini ai video, ai podcast e molto altro. E poi infine abbiamo trovato tutti quei sistemi che vanno a emulare dei dati, i cosiddetti vanno a creare i cosiddetti dati sintetici che poi vengono riutilizzati per addestrare altri sistemi di intelligenza artificiale. Le aziende, come abbiamo visto, si stanno muovendo. Qua ci sono dei casi generali, questi qua sono tra le prime aziende che si sono mosse nell'intelligenza artificiale generativa. In questi giorni, in questi mesi, stiamo vedendo veramente un aumentare di questi casi studio, di questi applicazione all'interno dei vari business. Qua vedete ci sono addirittura due esempi che afferiscono al settore dell'organizzazione dei viaggi, no? Del turismo, proprio perché appunto ChatGPT viene utilizzato, il modello GPT poi integrato nella piattaforma magari proprietaria dell'azienda, viene utilizzato per andare a fornire velocemente appunto un piano di viaggio il più possibile personalizzato a partire dalle caratteristiche o dalle richieste messe in input dall'utente stesso. Detto questo, volevo concludere, diciamo, sottolineando alcuni fattori nell'utilizzo di questa tecnologia. Innanzitutto, spero che siamo ben consapevoli, e noi cerchiamo appunto sempre di sensibilizzare tutti sul problema delle allucinazioni, quindi quello che viene proposto come output dai sistemi non corrisponde alla realtà fattuale, bisogna, diciamo, sempre prendere i risultati con un senso critico. Dall'altra parte, vediamo anche come nell'adozione le imprese che stanno adottando questa tecnologia stanno riscontrando anche dei costi molto onerosi. Costi onerosi nel training, ma anche nell'utilizzo di energia. Quindi le aziende devono essere, diciamo, consapevoli delle conseguenze dell'utilizzo di questa tecnologia. Non è semplicissimo l'adozione dell'AI generativa. Dall'altra parte, vediamo questioni etiche e che cercano di essere un po' risolte dalla legislazione. Infatti, ci sono tantissimi casi in cui lo stesso ChatGPT all'inizio presentava delle risposte con discriminazioni o pregiudizi, oppure ci sono anche delle questioni molto importanti aperte per quanto riguarda il copyright, ovvero l'utilizzo, per esempio, di testi di autori che tuttora appunto hanno il proprio diritto dell'utilizzo di quello che scrivono, che però il ChatGPT prende parte di questi testi e le utilizza nelle chat di ChatGPT senza andare, diciamo, a rispettare tutti quei vincoli imposti dal copyright. E niente, quindi questo è tutto. E se avete poi domande, io rimango disponibile anche qua in chat.
Lascio la parola a Giacomo. Grazie Matteo, adesso presento io così sostituisco la presentazione. Ok, dovreste vederla, corretto? Sì. Ok, come diceva Matteo, un passo indietro. Io sono Giacomo e sono un ricercatore dell'Osservatorio Smart Working, come hanno detto prima i miei colleghi, ma faccio parte anche di un gruppo che si chiama AI Booster, che ha l'obiettivo all'interno degli osservatori Digital Innovation di testare e capire come gli strumenti di intelligenza artificiale possano aiutarci e possono aiutare i ricercatori a svolgere le attività quotidiane che, più frequenti. Quindi, diciamo, adesso vedremo quali sono le attività tipiche che svolgiamo come ricercatori, cosa fa un ricercatore, quindi quali sono le attività che portano a creare una presentazione come quella di Matteo e come l'AI può aiutarci appunto nello svolgerle. Le attività non sono solo di ricerca, perché all'interno degli osservatori Digital Innovation noi svolgiamo un tipo di ricerca applicata. Qual è la differenza rispetto alla ricerca più accademica? Che la ricerca applicata richiede anche una serie di attività di comunicazione e gestione delle relazioni con una serie di attori che tipicamente sono delle aziende che entrano a far parte della nostra community, un po' perché sono aziende sostenitrici della nostra ricerca o perché sono interessate ai contenuti che produciamo. Quindi, oltre alle attività di ricerca, di analisi dei dati, di analisi quantitativa e qualitativa, svolgiamo una serie di attività di comunicazione e gestione delle relazioni per entrare in contatto con le aziende che sono, diciamo, gli attori da cui ricaviamo i dati e le informazioni necessarie per le nostre ricerche, e alle quali poi restituiamo i risultati delle nostre ricerche con incontri che andiamo a organizzare proprio in prima persona, andiamo a organizzarli direttamente noi. Quindi, per le attività di ricerca, la tipica, diciamo, attività forse principale, iniziale, è quella dell'analisi della letteratura. Quando si parte per fare ricerca e approfondire un determinato tema, si parte chiedendosi dove è arrivata la letteratura scientifica nello studio di quel tema, quali sono le domande a cui ha dato risposta e quali ancora non sono state ancora risolte. Per fare questo tipo di attività può essere utile uno strumento come Consensus, che è uno strumento di intelligenza artificiale, poi lo proveremo in live con un'applicazione pratica, ma che è uno strumento che ci permette di porre una domanda sul determinato argomento su cui stiamo facendo ricerca per ottenere una risposta che tipicamente può essere sì, no o forse. E lo strumento è quindi in grado, sulla base degli articoli scientifici scritti in letteratura su quella determinata domanda e su quel determinato argomento, di dire se la maggior parte degli articoli rispondono in modo affermativo o negativo, se ci sono, insomma, dei punti dubbi. Quindi lo strumento, a fronte di una domanda, ci restituisce delle risposte e l'elenco dei paper su cui si è basato per dare quelle risposte. È importante dire, ma poi lo vedremo meglio, che questo può essere importante, soprattutto quando ci troviamo a fare l'analisi della letteratura di un argomento che conosciamo poco, in cui non conosciamo i ricercatori, gli autori principali, e quindi può velocizzare questo tipo di fase della ricerca e dell'analisi della letteratura. Chiaramente, per alcuni limiti che poi vi racconterò, non può sostituire interamente la ricerca e l'analisi paper per paper svolti dai ricercatori, perché non è assolutamente in grado di arrivare allo stesso livello di qualità. Però come primo passo può velocizzare la ricerca iniziale di paper su un determinato argomento. La creazione di un questionario è la diciamo, attività successiva. Quando capiti i punti già risolti dalla letteratura scientifica,
e capita qual è la domanda di ricerca su cui noi vogliamo andare a intervenire, a lavorare, a provare a dare una risposta, tipicamente si imposta una ricerca di tipo quantitativo, che è quella che ha consentito a Matteo di raccontare tutti i dati che ci ha fatto vedere in precedenza. Per farla, generalmente utilizziamo dei questionari, delle survey che generiamo e direttamente noi eroghiamo alle aziende che fanno parte della nostra community. Spesso la creazione e la generazione di un questionario è complicata perché bisogna pensare alle possibili domande, alle possibili opzioni di risposta, immedesimarsi nel rispondente per capire se può essere chiara o meno la domanda. E quindi in questo senso gli strumenti di AI, in questo caso ChatGPT, è molto efficace, può essere utile sia per la generazione iniziale della domanda o per avere un feedback, un suggerimento su come cambiare il wording, per esempio, della domanda. Anche qui è importante dire che un questionario, al momento, almeno a livello attuale, non si può esternalizzare completamente la generazione di un questionario a ChatGPT. Nessun ricercatore lo farebbe mai perché la qualità del prodotto non sarebbe assolutamente consona ad una ricerca di un certo livello, però può essere utile per esempio velocizzare la scrittura, eliminare alcuni dubbi. Penso alla scrittura iniziale di una domanda, magari se ha la sindrome da foglio bianco, può dare una prima base su cui puoi lavorare, affinare in prima persona come ricercatore per arrivare a scrivere un questionario fatto bene. Oltre alla ricerca quantitativa e quindi l'analisi dei dati ottenuti tramite questionario, però come ricercatori svolgiamo anche una ricerca di tipo qualitativo, ossia andiamo a intervistare le aziende che si sono distinte per particolari progetti innovativi, per particolari adozioni di tecnologie innovative, per particolari pratiche innovative. E per farlo tipicamente intervistiamo i referenti di queste aziende che hanno seguito il progetto che ci interessa per poi arrivare a scrivere un caso di studio. Il caso di studio richiede quindi un'intervista per cercare di ottenere più informazioni possibili dalle aziende e come ricercatori spesso è fondamentale cercare di prendere più appunti possibili durante l'intervista, ma a volte non basta. Quindi l'AI in questo caso ci viene un po' in soccorso perché ci sono degli strumenti che permettono la trascrizione e la riscrittura di trascrizioni di interviste. Per esempio, c'è uno strumento che si chiama Read AI che consente di trascrivere quanto viene detto all'interno di una videochiamata. Chiaramente, qualora l'interlocutore prestasse il suo consenso, se questo non può avvenire e se si dispone per esempio di un audio o di un video che si vuole trascrivere, si può sfruttare anche la funzionalità di Microsoft Word che già ha al suo interno una funzione di trascrizione in cui basta caricare il video e l'audio e lui trascrive tutto quanto viene detto al suo interno. Dopodiché, per la riscrittura, per eliminare le ripetizioni tipiche del parlato, per renderla più discorsiva, si può utilizzare ChatGPT. Anche qui, torno al punto precedente, non si può pensare di demandare completamente la scrittura del caso di studio agli strumenti di intelligenza artificiale, un po' perché ancora non sono a livello, un po' perché la qualità dell'output non sarebbe paragonabile a quella raggiunta dalla scrittura di un ricercatore che magari ne ha già scritti diversi. La cosa che però può essere utile è il fatto che con questi strumenti non si perdono informazioni durante le fasi di intervista e quindi supportano per scrivere un caso migliore e magari in un po' meno di tempo. Allo stesso modo possono essere utili per quando siamo chiamati a trascrivere, a tradurre, chiedo scusa. Quindi spesso, per esempio, i paper sono scritti in inglese, e quindi, o dobbiamo, creare presentazioni in inglese e quindi, ci possono aiutare nella traduzione di, frasi, di passaggi particolarmente complicati.
sia già i traduttori presenti nei pacchetti dei software più famosi, ma anche strumenti e software siti che sono presenti online. Per esempio, DeepL è un buonissimo strumento per la traduzione anche di interi file di piccola dimensione, Google Translate per quelli di dimensione un po' più grande. Quando invece siamo chiamati a scrivere in inglese, per esempio, direttamente una mail, perché capita di dover entrare in contatto con autori, con ricercatori, con practitioner stranieri internazionali, possiamo chiedere a ChatGPT un aiuto per scrivere una mail in inglese, impostando sia il tono formale o meno, o più informale, ma anche il livello, chiedendo di scriverlo come lo scriverebbe un madrelingua, per essere sicuri di scrivere una mail fatta bene quando siamo chiamati a scrivere una mail importante. E già questo ricade nel cappello di quelle attività di comunicazione, gestione delle relazioni che siamo chiamati a fare parallelamente alle chiamate, alle attività di ricerca. Allo stesso modo, come dicevo, quindi queste attività richiedono per esempio la scrittura di mail che può essere supportata da ChatGPT anche in italiano, semplicemente includendo le informazioni necessarie. Spesso quando siamo chiamati a scrivere mail ai sostenitori della nostra ricerca che sono un po' complesse perché contengono molte informazioni su scadenze, materiali, eventi, e quindi può essere utile farsi dare una mano, quantomeno per scrivere una struttura che sia chiara anche al lettore. Oppure le attività, siamo chiamati anche a svolgere attività di promozione, per esempio degli incontri che organizziamo, e spesso utilizziamo i social come LinkedIn, e quindi sfruttiamo, diciamo, si può sfruttare l'aiuto di ChatGPT per ipotizzare la prima bozza di un testo, di un post di LinkedIn. Lui è in grado di scriverlo direttamente con gli hashtag e con l'emoji necessario per renderlo anche un po' accattivante, in modo tale da accorciare anche qui il processo di scrittura ed eventualmente superare un po' quella sindrome da foglio bianco che si manifesta talvolta quando si è chiamati a scrivere un documento da zero. Allo stesso modo, per rendere più accattivanti i testi, ma anche presentazioni, si può sfruttare, diciamo, la funzionalità di creazione di immagini o di icone. Per le icone funziona molto bene ChatGPT, in cui basta scrivere, diciamo, come si vuole l'icona, lui cerca di produrne una di conseguenza, e allo stesso modo anche la creazione di immagini. In questo, oltre ChatGPT, ci sono altri strumenti, per esempio Bing Image Creator e Getting AI, che possono essere utili dal momento che, qualora si cerchi, per esempio, un'immagine da inserire in una presentazione in un post in modo rapido, o la ricerca sul web di questa immagine non ci soddisfi, si può passare direttamente a farsela creare con un prompt ben specificato, scrivendo cosa si vuole vedere raffigurato all'interno dell'immagine, e l'AI può aiutarci per creare un'immagine un po' indicativa, ma utile per rendere un po' più accattivante un post o una comunicazione. Quindi queste sono un po' le attività, sia in termini di ricerca che di comunicazione e gestione delle relazioni con la nostra community, che svolgiamo, e il modo in cui l'AI ci supporta nel farlo. Qualche suggerimento per scrivere prompt efficaci, questo in modo un po' trasversale, indipendentemente dallo strumento che si utilizza. È spesso utile includere nel prompt, e quindi nella domanda che si fa allo strumento, più dettagli possibili, cercare di specificarlo il più possibile. A una domanda generica, tendenzialmente segue una risposta generica, quindi spesso è utile includere dettagli in modo anche magari così molto preciso per ottenere una risposta un po' più centrata. Può essere utile specificare la lunghezza desiderata dell'output, sia in termini di quantità di parole, per esempio,
per non cadere in una risposta né troppo breve né troppo lunga, ma anche controllando la prolissità della risposta attraverso la prolissità della domanda. Quindi chiaramente spiega brevemente il ciclo dell'acqua, è un prompt a cui segue una risposta tendenzialmente più breve rispetto a fornirmi una spiegazione dettagliata del ciclo dell'acqua, comprese le varie fasi e processi. In questo modo la domanda sarà un po' più un po' più lunga e ci aspettiamo una risposta un po' più precisa, anche questa più dettagliata. Poi, per quanto riguarda tendenzialmente le analisi dei testi, visto che a volte per testi molto lunghi possono esserci dei problemi con gli strumenti dei AI, può essere utile caricare un testo di riferimento da analizzare e poi chiedere allo strumento di rispondere alle domande successive che poniamo basandosi solo su quel testo, o ancora meglio, chiedere di rispondere solo con citazioni dal testo che carichiamo e, qualora non ci fossero le risposte che cerchiamo, di indicarci semplicemente informazioni insufficienti, così da limitare la discrezionalità e un po' la creatività degli strumenti che a volte, se non trovano le risposte corrette, tendono un po' a inventarle, quindi rischierebbero di crearci dei problemi. E questi possono essere dei suggerimenti validi. Poi, oltre a questo, può essere utile, come dicevo, specificare contesti ed esempi, dettagliando il più possibile la domanda, e qualora ci fossero istruzioni particolarmente complesse per elaborazioni lunghe, utilizzare, come dire, utilizzare un prompt diviso in passaggi, in diversi step, in modo schematico, così che sia più facile per lo strumento seguirli, ecco. Vengo, diciamo, alla fine della mia presentazione perché, per riassumere un po' quelli che sono i messaggi chiave che volevo trasmettervi. Abbiamo visto le attività in cui l'AI può aiutarci. E abbiamo visto come lo può fare. L'importante è ricordarsi sempre che l'AI ha un potenziale impatto enorme al momento sulle modalità di lavoro e sul miglioramento della produttività personale, come abbiamo visto. Stanno emergendo sempre più strumenti in grado di supportarci in una gamma di attività sempre più vasta, anche attività tipiche del ricercatore e di chi fa ricerca applicata, però è bene ricordarsi che hanno ancora grossi limiti ed è necessario cautela sia nella verifica della correttezza e della veridicità delle informazioni, ma soprattutto nella qualità degli output, ricordandosi che il filtro, il valore aggiunto del ricercatore è assolutamente insostituibile, quindi possono aiutarci soprattutto a velocizzare attività a basso valore aggiunto, le attività più manuali, operative, faticose, per liberare tempo per quelle più ad alto valore aggiunto, in cui un ricercatore può davvero fare la differenza. E quindi è importante ricordarsi questo. Io, per chiudere, giusto per dare un taglio ancora un po' più concreto e pratico a quello che vi ho fatto vedere, vi farei vedere il caso specifico di Consensus che può aiutare nell'attività di analisi della letteratura. Lo apriamo insieme. Come vi dicevo, su Consensus possiamo chiedere semplicemente fare una domanda di ricerca riguardo a un determinato argomento. Io sono un ricercatore dell'Osservatorio Smart Working e spesso mi trovo a cercare di capire quale sia l'impatto del lavoro da remoto sulla produttività personale. Se io lo chiedo a Consensus è in grado, attivando le funzionalità di sintesi e il copilot, di restituirmi un sommario e quindi un breve abstract di quello che dicono tutti i paper che lui ha trovato sul determinato argomento che possono rispondere alla domanda che ho fatto. Allo stesso modo mi dà il consenso su Smither, quindi quali sono le percentuali, diciamo, di paper che rispondono in modo affermativo alla domanda, quali dicono forse,
possibilmente, e quali dicono no. In questo caso vedete che lui ha analizzato 10 paper su questo argomento, non sono tantissimi, 6 tendono a propendere per il sì, mentre il 33%, 4 dicono di no. Più sotto lo strumento produce un riassunto un po' più esteso con un'introduzione, i key insights, scrivendo da quali paper sono ricavati, e una conclusione finale. E dopodiché ci elenca tutti i paper utilizzati e analizzati per il riassunto che ha prodotto. Anche qui è importante dire che ci sono delle criticità e che va utilizzato con cautela e con senso critico. Vedete che, per esempio, i paper non sono tutti uguali. Nel primo caso ci sono 12 citazioni, mentre nel secondo 0. Quindi la qualità, l'affidabilità dei paper anche a livello accademico è diversa e bisogna prendere con le pinze quanto viene detto e andare a analizzare quali di questi paper è fatto meglio, quale è più autorevole, una cosa che i ricercatori fanno. Però con questo strumento quantomeno abbiamo avuto un primo passo per cercare di rispondere alla domanda e intercettare quali sono i paper sul tema per cominciare ad analizzarli e farci un'idea appunto su questo argomento. Con questo io ho chiuso la mia parte, diciamo, su quelle che sono le attività del ricercatore, in modo in cui, diciamo, l'AI può aiutarci. Come vedete, c'è grande sovrapposizione rispetto alle attività che avete indicato prima, inizio, diciamo, sessione nelle vostre risposte. Qualche strumento che avete indicato effettivamente lo abbiamo testato e lo utilizziamo anche noi, qualcuno in più ve l'abbiamo elencato in questa presentazione, così che potete anche sbizzarrirvi e provarle per aumentare, diciamo, migliorare la vostra produttività in questo tipo di attività, e qualora scegliate di diventare ricercatori potrete prendere spunto, ecco. Allora, Giacomo, Matteo, innanzitutto grazie per questa panoramica di 50 minuti abbondanti sull'intelligenza artificiale, che non è una cosa scontata, quindi qui mi rivolgo anche ai 30 ragazzi che ci stanno seguendo. Non male, direi, ricevere una formazione del genere. Approfitto per ricordarvi che adesso ci ritagliamo uno spazio per le domande, quindi mi raccomando, se avete qualche dubbio, se avete qualche curiosità, se volete chiedere qualcosa a Matteo o a Giacomo, questo è il momento e potete farlo sia nella chat ma anche attivando il vostro audio. Anzi, adesso vi do la possibilità di farlo in autonomia, così non dovete neanche chiedermi il permesso. Martina chiede: potremmo rivedere la lezione? Martina, sì, non è una lezione. E qua, in effetti, assomiglia tanto a una lezione. Giacomo, Matteo, siete stati bravissimi, nel senso che noi in Joiners non parliamo di lezioni, però in effetti ci avete detto tantissimo, ci avete dato tanti contenuti. Sì, Martina, è registrata e quindi da oggi pomeriggio potrai riguardarla al link tramite il quale poi ti sei iscritta. Matteo scrive: consensus può essere utilizzato per la ricerca di articoli di specifici autori, e c'è modo di leggere e scaricare gli articoli che analizza? Allora, sul modo di leggere e scaricare gli articoli che analizza, sì. Allora, di sicuro, per esempio, se volete ne proviamo a fare ancora in diretta una, ma se voi provate a fare una domanda dall'elenco, potete accorgervi che cliccando sul singolo paper, in genere si apre l'opzione PDF da cui si può scaricare direttamente. Non so se avviene sistematicamente in tutti, però credo nella maggior parte che possiate scaricare e leggere gli articoli utilizzati. Per quanto riguarda la ricerca di articoli di specifici autori, credo che si possa. Ad ogni modo, per questo credo ci siano anche strumenti un po' più consigliati e specifici, nel senso che non è necessario utilizzare strumenti basati sull'AI per farlo, perché i motori di ricerca tipici per la letteratura accademica, che
più noti come Scopus o come Google Scholar vanno benissimo e magari non è necessario arrivare all'intelligenza artificiale, ecco. Ragazzi, come avete affrontato il processo di selezione per entrare negli osservatori? Matteo, Giacomo, Matteo, o come vado io? Riguarda voi. preferite? Ma come ho Vai, Giacomo. affrontato spiritualmente? Spiritualmente, magari poi anche ci raccontate un po' i vari step. No, allora io il processo è stato molto lineare, nel senso che io sono dentro gli osservatori da 2 anni e mezzo circa. Subito dopo la laurea c'era una posizione aperta. All'epoca trovai l'annuncio diciamo, sul portale della mia università. Io ho studiato economia e decisi di fare l'application. Dopo un giro di qualche giorno, forse una settimana o qualcosa di simile, mi chiamò Eleonora e da lì parte il processo con un paio di step. Molto lineare, sempre molto, c'è sempre stata molta, diciamo, scambio di informazione molto informale, molto trasparente, fino poi arrivare a fare il colloquio finale. All'epoca eravamo ancora c'era la coda della pandemia, quindi, e qua stavamo rifacendo gli uffici, quindi io feci semplicemente dei colloqui online con Eleonora e poi con il team con cui avrei lavorato in seguito, e nel giro di un paio di mesi nemmeno ho cominciato a lavorare. Matteo, vuoi raccontare la tua esperienza? Il mio percorso è stato molto simile a quello di Giacomo. Anch'io, appena finito l'università, anzi, forse. Nell'ultimo periodo avevo mandato l'application e poi appunto le fasi specifiche, forse lascerei la parola a Ele così ci spiega un po' meglio. Sì, perché scusa, Matteo, io e te facevamo la stessa università e ci siamo laureati lo stesso Esatto. giorno, quindi poi dopo è E andato in parallelo. per poi scoprire in corsa che in realtà si conoscevano e... Sì. No, allora in realtà, vabbè, appunto quanto detto, in realtà magari ragazzi, se volete iniziare a leggere le domande così che magari vi preparate la risposta, con Lucrezia appunto vi raccontiamo brevemente un po' l'iter. L'iter di fatto vuole essere un iter, appunto, come vi ha detto anche Giacomo, molto, molto snello, composto diciamo da insomma un paio no, di touch point, un colloquio diciamo più conoscitivo in cui servono ovviamente per approfondire la nostra realtà, la posizione e poi ovviamente no, anche il vostro curriculum, il vostro profilo, le vostre no, anche ambizioni, i vostri interessi. Per noi è molto importante no, poi ovviamente inserire persone che come dire siano consapevoli. Ovviamente almeno di quello che avrebbero piacere a fare, poi ci rendiamo conto che è una fase molto insomma particolare no? Dell'essere appena usciti dall'università e quindi ci sta no? Non avere ancora le idee chiare, però almeno in termini no? di caratteristiche dell'attività o anche caratteristiche dell'organizzazione, per noi è importante che ci sia questa consapevolezza. C'è poi un secondo step, dopo appunto questo primo più informativo, conoscitivo, diciamo che noi chiamiamo un pochino più tecnico, in cui no? andiamo un pochino più nel vivo delle attività di ricerca, ma non solo, in cui sostanzialmente andiamo a commentare anche degli assignment che andiamo insomma, proprio ad inviare, che la persona appunto può svolgere, diciamo, on demand, no? Insomma, si può mettere insomma, all'opera su questi assignment che replicano le nostre attività, sempre con l'idea, no, di riuscire a settare fin da subito le aspettative e ovviamente poi avviare un'esperienza eventualmente professionale comunque ben calibrata fin da subito. Ci serve poi ovviamente anche a noi per capire come la persona si muove e quindi conoscerla meglio. E poi appunto eventualmente c'è un ultimo step finale a seconda magari no, anche insomma, delle preferenze che ha espresso la persona. Magari può essere anche che durante il percorso la persona esprime preferenze per più osservatori che comunque appunto vedono no, il digitale un po' a 360 gradi e quindi poi gli step finali del progetto servono proprio per, come dire, fare le allocazioni rispetto alle posizioni aperte e anche ovviamente no, le preferenze della persona che in corsa ovviamente del processo magari si
insomma, si riescono a definire. Magari appunto Lucrezia, se vuoi raccontare qualcosa in più tu sulla tipologia, no, anche di profili che cerchiamo e magari non tanto le competenze che per noi sono importanti che ci siano fin da subito, quanto più no, anche le attitudini e l'approccio, no, che noi ricerchiamo nelle nostre persone. Sì, certo. Allora, diciamo che in generale, un po' come diciamo, livello di inquadramento di laurea, ricerchiamo appunto persone che hanno una laurea per lo più diciamo, legata ad ambiti quantitativi, quindi comunque tutta la parte che può essere di ingegneria gestionale, economia, management, un po' anche insomma le lauree STEM. Ovviamente comunque rimanendo aperte a anche altre tipologie di laurea, qualora insomma ci siano le posizioni opportune aperte. In generale noi ricerchiamo persone con per forza un'esperienza pregressa, ovviamente sempre più insomma c'è la possibilità anche durante il periodo universitario di prendere parte magari a progetti piuttosto che insomma piccole esperienze lavorative che sono un bagaglio molto importante, però diciamo quello che per noi è importante passare insomma come messaggio è che ci rendiamo conto, come è già stato detto, che siamo un po' in un periodo di transizione, che quindi non per forza ci sia un'esperienza, ma quello che per noi è importante è ovviamente l'interesse rispetto ai temi trattati, l'interesse per tutto l'ambito insomma del digitale e dell'innovazione, e che ci sia anche un po' insomma spirito critico, capacità anche insomma creative, per insomma affrontare al meglio quelli che sono un po' i task quotidiani. Quindi diciamo un po' questo a 360 gradi, cerchiamo quindi persone sicuramente proattive che hanno voglia di mettersi in gioco, diciamo capendo anche un po' il contesto insomma in cui poi dovrebbero entrare, come appunto anche insomma Matteo ha fatto capire dalle nostre ricerche, siamo di fatto un po' un punto di riferimento per tanti argomenti, per tanti focus dal punto di vista italiano e sempre anche più internazionale. Ottimo, intanto io ho inserito il link degli annunci. Ecco, non vi preoccupate se adesso ne vedete soltanto uno, c'è qualcuno che non ne vede alcuno, sono in costante aggiornamento e poi dipendono ovviamente dall'ambito di studio che state affrontando. Quindi ecco, non preoccupatevi, comunque cliccate il link perché Eleonora e Lucrezia mi hanno confermato che sono stati pubblicati e quindi dovreste trovarli. Allora, Valentina chiede come dimostrare sul CV di saper utilizzare l'AI generativa e consigliate corsi gratuiti o non gratuiti da seguire? Giacomo, Matteo. Io posso dire un po' come è stata la mia esperienza. E i corsi, diciamo che allora, si trova in giro molta, molta fuffa, magari dei corsi che costano 50 euro sul prompting o anche 100 euro, anche di più, che però appunto secondo me l'attività di prompting un po' la impari utilizzando lo strumento, ovviamente, un po' appunto magari c'è cioè il semplice video su YouTube. Io ho utilizzato molto video su YouTube oppure guide generali che comunque trovi veramente facilmente su internet o corsi gratuiti si possono fare, però appunto cioè, se magari seguire un corso diventa una cosa un po' più una cosa un po' più che richiede più tempo, ecco. Mio parere, diciamo mio, è tu impari a utilizzare al meglio lo strumento di appunto il tuo ChatGPT o qualsiasi strumento utilizzandolo, ecco. Come dimostrarlo sul CV, secondo me nella maggior parte dei casi appunto il tuo saper utilizzare la generative AI magari ti viene richiesto, non lo so, anche nell'utilizzo o nel fare la prova tecnica. Ecco, in molti casi le nostre aziende che, per esempio, con cui ci interfacciamo non vedono l'utilizzo di ChatGPT come una cosa negativa, anzi, spesso viene richiesto appunto anche di utilizzarlo nelle attività quotidiane. Ecco. E su piattaforme che forse ci sono dei corsi gratuiti, appunto, vabbè, YouTube, Easy, se no c'è Coursera, Udemy, qualcosa di gratuito si trova, ecco. Se no, appunto, dei costi. Però bisogna valutare, appunto, se è un buon corso o no, ecco. Questo un po' rimane a voi.
Allora, Giacomo, magari tu rispondi alla domanda invece di Edoardo, che chiede come valutate l'utilizzo di AI generativa per supportare o addirittura creare da zero codice per una task specifica? È opportuno usarla al lavoro? È opportuno usarla per eventuali colloqui tecnici? Allora, era una delle slide che avevo preparato, poi per questioni di tempo ho dovuto un po' accelerare. Di sicuro può essere utilissima, può dare un grosso aiuto in questo, nel coding e nella scrittura di codice, soprattutto per chi non ha una preparazione in questo senso. Io, ad esempio, non ho studiato all'università cose di questo tipo. Ogni tanto mi capita di dover creare qualche codice per utilizzare software di analisi statistica, e quando non so utilizzarne qualcuno, chiedo agli strumenti di intelligenza artificiale specificando: guarda, io devo fare questo su questo tool, ho il mio set di dati che è composto da XY colonne. Su questo dà una grossa mano. Quindi se, io mi sentirei di dire che può essere utilizzata e è efficace soprattutto quando si fanno utilizzi non molto complessi e comunque da parte di persone che non conoscono molto in termini di coding, non sono molto esperti. Secondo me, utilizzi un po' più complessi e da parte di persone che magari sono un po' più esperti, magari il margine è un po' meno. Però mi sento di dire che a livello di principiante del coding, quasi una persona che è quasi a zero in questo senso, dà una grandissima mano e può essere utilizzato. Ottimo. E io rivolgo a Lucrezia ed Eleonora la domanda di Enrico, che chiede se c'è la possibilità di lavorare come freelance oppure se fate solamente i contratti full time. Allora, diciamo che appunto principalmente l'idea è quella di inserire le persone che poi ovviamente rimangano con noi, no? Con una logica anche full time. Magari appunto in casi specifici, più magari dettato da una volontà di collaborare appunto all'osservatorio, collaborare con qualche professionista esperto sul tema, magari insomma, come dire, non escludiamo a priori la possibilità di qualche collaborazione, però tipicamente noi favoriamo appunto un inserimento, diciamo, full time, no? Cioè con l'idea di inserire una persona proprio che faccia insomma, un'attività professionale con noi di ricerca applicata, ma poi appunto, come detto, non solo. E di fatto, magari chiudo solo rispetto alla domanda su se utilizzarla nei colloqui, no, anche tecnici per noi, ma così come comunque in generale, no? Anche per eventuali altri iter di selezione. È un qualcosa rispetto al quale noi ci siamo imbattuti, no? Magari noi. Di sapere Giuseppe, facciamo, no, fare degli assignment, ma più che altro sempre non con l'idea di avere come dire, una prova giusto o sbagliato, no? Quindi se è giusto, sei dentro, se è sbagliato, no, ma solo per conoscere la persona, no? Per comprendere anche le principali caratteristiche, capire se la persona è anche magari ha le caratteristiche giuste per fare ricerca, che come sapete, magari lo state vedendo con i progetti all'università o anche con la tesi, non è un'attività, insomma, banale, no? È comunque un'attività che deve piacere. Noi la consideriamo un po' come una missione in qualche modo. E ci siamo scontrati su questo perché magari dovevamo fare dei task che comunque possono essere fatti, no? Con ChatGPT, eccetera. Il vero Diciamo, l'avviso di discrimine è che ci sta usarli, è intelligente, è un approccio intelligente, no? Fa vedere anche quanto noi che studiamo l'innovazione digitale, la persona è, come dire, smanettona, passatemi il termine. È però poi lo step in più che comunque ad oggi, per fortuna, insomma, ci viene da dire, l'essere umano riesce ancora a fare, no? Cioè, capire come sfruttare questi strumenti al meglio, quindi quel senso critico, quell'attenzione, quella puntualità, quella anche avere la visione di insieme. Che è ancora l'essere umano, ovviamente è ancora adesso, e non, come dire, gli strumenti, no, di IA generativa non ti permettono di farlo. Quindi ci sta tutto a usarli, ma poi ovviamente sempre applicare, no, quel passaggio in più, quell'approfondimento in più, insomma, quella cosa in più per finalizzare le prove, no? Chiaro, chiarissimo.
Allora, io direi che abbiamo risposto a tutte le domande, mi sembra di sì. E grazie a te, Edoardo. Ci fa piacere Comunque, chiacchierare. ci sono i nostri contatti insomma, adesso nella slide l'avevamo messi nella presentazione. Se volete aggiungerci, ovviamente, oltre che trovarci sulla nostra pagina Joiner, se volete comunque anche, insomma, connetterci con LinkedIn, eccetera, ci sono tutti i nostri contatti. E ovviamente no, poi oltre insomma la pagina Joiners, noi siamo attivi ovviamente anche il nostro sito, social, eccetera. Se ovviamente può essere utile per seguirvi, per seguirci anche solo, no, magari per approfondimenti sul vostro percorso di laurea, la tesi, eccetera. Eleonora, Lucrezia, Matteo, Giacomo, è stato un piacere. Grazie. Grazie A mille. presto. Grazie Grazie, a a tutti. Ciao presto. ragazzi, in bocca al Ciao, lupo. grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie.